si salpa sull'Arca di Noè di Benjamin Britten il 26 e il 28 maggio in San Domenico. E siamo con alcuni personaggi che monteranno su quest'arca. Intanto il direttore del Teatro Metastasio, di Ippolito, è, diciamo, il Metastasio insieme alla Camerata Strumentale per un'impresa che, diciamo, non è proprio nuova, perché il Metastasio già ha una filiazione, ma questa volta è una cosa particolare. Beh, questa è una cosa bellissima, di cui ovviamente io ringrazio la Camerata Strumentale che ci ha proposto questa coproduzione. È una coproduzione che facciamo insieme su questa meraviglia di Britten portata a San Domenico. E per noi tutto questo, ce lo siamo detti dal primo momento, tutto questo è un bellissimo regalo che Camerata Strumentale e Metastasio, grazie anche al supporto del Comune di Prato, fanno alla città di Prato per una festa. La musica è l'arca dell'alleanza, ma è, come vedete, il fatto che siamo qua insieme, no? A parlare di questa cosa, c'è il Comune, c'è il Metastasio, c'è la Camerata, ma aggiungo c'è la scuola di musica Giuseppe Verdi, ci sono le scuole primarie di tutto il comprensorio pratese, ci sono le scuole media indirizzo musicale che forniscono i cantanti, i musicisti per questa operazione. C'è tutta la città che entra in quest'arca, è un'arca dell'alleanza. Siamo sui 300 ragazzi che partecipano a questa meraviglia. Allora ditemi qual è il simbolo di una rinascita della città più forte di questo. E per noi è un motivo di grande soddisfazione, abbiamo dato il nostro piccolo contributo favorendo per quanto possibile nelle competenze del Comune questo matrimonio, questo connubio, questo fidanzamento, questo incontro occasionale lo decideranno loro sovranamente. Mi fa piacere ribadire che è un regalo davvero fatto da queste due istituzioni alla città.